Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel comunicare al Parlamento le nuove strategie antipandemia, annuncia il coinvolgimento delle forze armate e cita Taranto. Nel capoluogo ionico c'è l'ospedale militare, che è tra i più attrezzati e avanzati tecnologicamente d'Europa e che il Comando Marittimo Sud mette a disposizione con i suoi medici ed infermieri. Il nostro ospedale militare di Taranto sta facendo il warm-up con dei test campioni che sono provenuti proprio dal Celio, quindi cooperazione di tutta la sanità militare, per aprire qui a Taranto, presso il nostro ospedale militare, un laboratorio capace di analizzare i tamponi molecolari. Da oggi al via anche l'operazione IGEA, una iniziativa del Ministero della Difesa per allestire su tutto il territorio nazionale 200 driving through come supporto alle ASL per il prelievo dei tamponi. 15 di essi, suddivisi tra Taranto e Massafra, saranno operativi grazie agli uomini e donne della Marina Militare. Tributare gratitudine alle forze armate, tutte a vario titolo, anche alle forze dell'ordine, per quello che stanno facendo in questa battaglia moderna dei nostri tempi, che è quella della pandemia. Questi drive-thru ci daranno una grande mano anche a Taranto per tracciare, testare in maniera rapida quante più persone possibili, ed è un elemento chiave nella battaglia, come dicevo, contro il coronavirus. Intanto, in Piazza della Vittoria, davanti al monumento ai caduti, la celebrazione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate si è svolta in forma sobria ed essenziale, in pieno rispetto delle norme antipandemia. Il messaggio che viene da questa piazza e dalla ricorrenza odierna è il richiamo forte per tutti i cittadini, è proprio quello dell'unità. Dobbiamo costruire festa delle Forze Armate, ma anche festa della speranza e della pace.